e mi sono imbattuto in una poesia. Questa poesia di Edoardo Filippo mi ha colpito non solo per la forza, ma anche perché è ambientata in uno dei luoghi vicini a casa mia, Santolcese. E l'episodio fa riferimento a questo: è l'alba del 23 marzo 45, lì vengono presi a Marassi 20 prigionieri politici, 20 ragazzi della mia età, che vengono spogliati dei cappotti e vengono condotti sul camion. Loro capiscono immediatamente il destino a cui andavano incontro, ossia la fucilazione, e riescono all'altezza di Certosa a far scappare due di loro attraverso una feritoia del camion. Gli altri 18, arrivati a Isoverde, iniziano quel lungo sentiero che in questo cammino il poeta lo descrive così. Ora vi dico poi, quello stradino da capre, fra stecchi nudi e spine, che si inerpica fino alla cima, la strada è quella che hanno percorso in quel tetro mattino. Piangevano perfino le pietre, piangeva l'acqua nel buio al fondo dei canaloni. Tra i prigionieri c'era anche Renato Tino Quartini, al quale era stata amputata una gamba durante lo scontro a fuoco in cui aveva salvato anche molti dei suoi compagni, e per questo gli era valsa la medaglia d'oro al valore militare. I tedeschi gli gettarono via le stampelle e i compagni furono costretti a portarlo su a braccia, aggiungendo un'ulteriore fatica a quel dolore. E continua così. Mi sembra di sentire i loro passi, cupi come un tamburo, lenti, che scivolano indietro col mutilato sulle spalle. Li vedo cadere e rialzarsi. Ma perché si rialzano se fra poco cadranno tutti lassù? Hanno chiamato Dio in aiuto con ogni battito del loro cuore, per loro, per i loro figli, per i genitori. Ma il filo si è fatto più corto e alla fine la raffica lo ha strappato. Ma tra loro c'è anche Arrigo Diodati, che viene ferito solo al collo e rimane immobile, tanto che i tedeschi credono che sia morto, gli risparmiano il colpo di grazia. E riesce a sopravvivere, e grazie alla sua testimonianza sopravvive anche il ricordo di quell'episodio, che nella poesia sembra essere ancora parte di quei luoghi dell'entroterra. E cerco intorno ai miei passi se un seme fosse restato. Non ci sono che i pochi fiori lasciati sul sentiero, e poi uno straccetto di foglie a secco che sbatte contro un ramo. Dunque il dolore si perde come la sabbia nel vento, ma nella gran pace dei monti si sente l'eco lontano dell'acqua che li chiama e li chiama. Questa poesia in realtà è scritta in genovese, ho fatto una breve traduzione, ma credo che oggi sia la cosa più bella sentirla nella nostra lingua. Quello strasetto da crave, fra sterpi nei e spinui, che s'asbria fino a cima, a strada le quella campatiu, in quella tetra mattina. Cianseiva fino ai risse, cianseiva legua, in cuscio al fondo dei canali. Ne passi di se passi, luveghi, come un tamburo lenti che scuggia, come di loin se spalle. Lanciamo Dio in aggiunto con ogni curvo du cœur, per lui, per i figli, per se moi, ma un fils è fatto più curto e a fin a raffega la strappò. Ma perché, integrando ingiustizie, Dio le sempre lontano? E se qui il Gio e me passi, se in segno fissi arrestò, non è che i pochi fiori che ha lasciò in suo sentè, e poi uno strassetto del fece a secca che sbatte la rana. Dunque, un dolore un se perde come a sabbia in tuo vento, ma in ta gran pace di monti se sente l'eco dell'egua lontana che i ciama e che i ciama. Edoardo Filippo e Marco di Terra. Grazie. Buon 25 aprile a tutti. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.